prima società che ha deciso immediatamente di restituire la quota alle famiglie prima che uscissero i vari bonus nazionali, comunali e qualsiasi tipo di aiuto alle famiglie. Oltre a queste cose qui, in questi 12 mesi abbiamo effettuato diversi interventi di manutenzione sulla struttura, grazie a Mario, soprattutto a Mario Gravatta, abbiamo risistemato spogliatoi, abbiamo rifatto il campo da calcio 5, abbiamo risistemato e manutentato il campo da calcio 8 e abbiamo modificato il nostro brand, abbiamo ribrandizzato tutto lo stadio e poi ci saranno altre novità che ci attendono, che verranno comunicate nel corso delle prossime settimane. E oltre a queste cose qui, la parte tecnica ha messo in piedi qualcosina, ma non tutto, ha messo in piedi praticamente tutte le categorie del settore giovanile, e questo dobbiamo ringraziare il lavoro di Andrea, di Glauco e di Lele. E poi ci sarà la novità della prima squadra, ma questo ne parleremo in un'altra occasione. Quello che mi preme sottolineare in questa fase è il grandissimo sforzo che è stato fatto da tutti i collaboratori per rendere completa tutta la filiera del settore giovanile, e questo accordo con il Milan va a completare quello che è fondamentalmente la nostra mission, ossia il Milan è sempre stata una società all'avanguardia e probabilmente la società che ha cambiato il calcio negli anni 80 in Italia, perché dobbiamo riconoscere a Milan questo must, e noi ci prefiggiamo l'obiettivo di essere young, cioè il nostro futuro deve essere young, per cui da qui il nostro hashtag. E con questo io ho concluso. Mi incarico anche più o meno alla stessa età. Io ho cominciato col calcio che non c'era più, col calcio che era da salvare, col calcio che rischiava di sparire, e finché si è vista una via, una possibile via di uscita, che è stata, oggi posso dire, una scommessa che insomma è quella giusta. Ci troviamo dopo un anno, dopo appunto le ricerche spasmodiche di Ferragosto dell'anno scorso per la ricerca del notaio, ci troviamo in degli ambienti rinnovati, sappiamo che c'è tanto da fare, ma c'è una nuova cura di quello che è lo spazio pubblico, delle strutture, c'è un impegno sul settore giovanile che oggi appunto si corona con questo accordo che dà prestigio a tutta l'attività che è stata svolta con mille difficoltà durante l'anno. E questa è solo la prima, come anticipava, delle novità, degli annunci di quest'anno, perché poi ce ne saranno altri, e quindi posso dire insomma che siamo orgogliosi di avere dato un segnale nella direzione giusta e di quello che è stato creato in questo anno, e il nostro supporto c'è e ci sarà appunto per proseguire in questa direzione. E poi lascio agli altri per il dettaglio di quello che si andrà a fare. Una gran voce. Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio di essere qua così numerosi, che io non me l'aspettavo. Paolo mi guarda, ma... Allora, questo progetto nasce 11 anni fa,
Noi è 11 anni che facciamo questo progetto. Ha avuto negli anni delle declinazioni anche commerciali prettamente negli anni, nei primi anni. Adesso è un progetto prettamente tecnico. Noi stiamo cercando di portare in giro per l'Italia e nel mondo, anche perché ne abbiamo anche nel mondo le scuole calcio, una cultura calcistica che sia un filino diversa da quella che c'è nella normalità delle scuole calcio. Faccio fatica a dirlo perché io ogni volta un po' mi arrabbio. La tendenza negli ultimi anni in Italia è stata che si deve pensare a vincere dimenticandoci che il bambino, quando inizia a giocare a calcio, come quando ero bambino io, la prima cosa che deve fare è divertirsi, deve migliorare le sue capacità individuali e poi dopo di conseguenza verrà il miglioramento della squadretta. Poi la squadretta vincerà bene, non vince, non cambia niente. Perché se io su 40.000 giocatori di calcio dilettanti in Serie A, Serie B ne arriva uno, io non posso preoccuparmi solo di quell'uno. I 39.999 bambini che vengono a fare calcio, io gli devo dare la stessa identica formazione, fare in modo che abbia lo stesso miglioramento in base alle sue potenzialità. Se c'è il talento, quello non è che si compra al supermercato. Se uno è talentoso e ce l'ha di natura, sarà più facile che faccia il calciatore. Ma se non ha il talento, viene allenato bene, cresce in un ambiente formativo che lo educa a stare in mezzo alle persone, lo educa ad affrontare la vittoria, la sconfitta, lo educa a cercare sempre di dare il massimo, migliorerà anche la vita di tutti i giorni, ma è normale. Lo sport è formativo prima di tutto, soprattutto nei livelli più piccoli. Questa è l'idea generale. Dopo il Milan, a differenza di altre società, noi diamo un pacchetto formativo che comprende anche gli altri attori che girano intorno al bambino, quindi non sono solo gli allenatori di cui ci occupiamo, noi ci occupiamo anche dei genitori, primo punto da colpire perché devono essere comunque una risorsa. Vi faccio un esempio, è inutile avere una società che lavora bene sul campo, che fa un calcio formativo, educativo, quando poi il bambino la maggior parte del tempo la passa a casa e il papà gli dice totalmente il contrario. Il lavoro che ho fatto qua probabilmente viene cancellato, quindi bisogna educare anche i genitori per far capire che non conta andare a giocare a 50 km perché la squadretta quell'anno lì vince il campionato dei pulcini, perché non è quello che conta se il bambino non è migliorato. I dirigenti vanno formati, i presidenti vanno formati, i responsabili, i tecnici vanno formati, di conseguenza se noi agiamo su tutti gli attori che ruotano intorno al bambino è ovvio che il lavoro è omogeneo, si va tutti nella stessa direzione e i miglioramenti sono lampanti già dal primo anno, questo ve lo assicuro. Noi poi abbiamo una metodologia che è fortemente votata a un calcio europeo. Il Milan ha sempre fatto un calcio europeo, non abbiamo vinto 7 Coppe dei Campioni così per caso, noi abbiamo avuto questo stile di gioco da tanti anni ed è quello che c'è sempre, il Milan è riconoscibile da questo punto di vista. Quello che a noi interessa è trovare sul territorio scuole calcio che abbiano la visione che abbiamo noi. Negli anni passati abbiamo fatto anche affiliazioni con delle persone che volevano solamente sfruttare quella cosa qua, il logo. A noi non basta più, anche perché il Milan non vive di questo progetto. Noi lo facciamo perché ci crediamo e crediamo che se sposiamo un progetto di un certo tipo si migliora il calcio in giro per tutta Italia. Io sono stato all'estero per 5 anni, vi assicuro che noi italiani siamo fortunati a fare calcio, perché all'estero, e Fabio qualche testimonianza le ha, io ne ho un po' di più perché ne ho girate tante di località, noi italiani abbiamo qualcosa in più ed è vero, il problema è che tante volte non lo sfruttiamo, altri sfruttano molto meno di quello che abbiamo noi e ce lo vendono per oro colato. Questa è un po' la cosa che è passata negli ultimi anni.
Io sono sicuro e fiducioso perché ho parlato con le persone e le persone sono la prima cosa che colpisce quando si fa un'affiliazione con noi, è la prima cosa che si guarda, sono le persone e le idee che hanno. Le persone che ho incontrato oggi, che avevo già visto online, mi hanno dato la stessa medesima impressione che ho avuto la prima volta e quindi abbiamo sposato al 100% il progetto dello Ian Sant'Arcangelo, che praticamente è il nostro progetto trasportato qua in Romagna. Questa è l'unica scuola calcio che c'è del Milan in tutta la Romagna, e tengo a sottolinearlo, e c'è un progetto di sviluppo e di miglioramento che dovrebbe andare avanti per qualche anno per poi fare dei passaggi successivi e continuare a migliorare con l'aiuto anche delle istituzioni, che le guardo, mi raccomando. Adesso la parte più specifica di come si svolgeranno gli incontri con il tecnico a Milano ve la spiegherà Fabio. Io vi ringrazio davvero tanto, pensavo facesse più caldo, invece non è così. Io mi sento un po' a casa avendo papà di Sant'Arcangelo, quindi gioco in casa, è tutto facile. Diciamo che tutto quello che ha già anticipato il mio responsabile è corretto. Il ruolo tecnico che avrò io sul territorio è quello di incontrare e formare prima cosa gli istruttori e educatori, e poi i ragazzi sul campo di sicuro è una cosa che verrà di conseguenza. Ci si incontrerà 6 volte all'anno. Come ha già anticipato lui, c'è tutta una metodologia, una linea guida che seguiremo, che tutti quanti dovremo sposare per far sì che si raggiunga l'obiettivo finale, la crescita del bambino, risottolineando nuovamente il discorso che questo progetto non è un progetto che guarda solo esclusivamente al marchio che indossiamo, si eleva a una grossa validità e una grossa potenza, e permette a squadre dilettantistiche di migliorare sicuramente su tutti i punti di vista, come anticipato anche i dirigenti, i responsabili, ma soprattutto parlo del discorso tecnico, gli allenatori stessi, gli istruttori stessi. Quindi sarà un mio compito, e con grande piacere lo farò, dando la mia disponibilità, la mia esperienza, cercando di far sì che l'FC Young Sant'Arcangelo, oltre ad essere l'unica società nella provincia di Rimini affiliata con il Milan, abbia un risultato finale che diciamo rispecchi quello che è questa affiliazione. Poi nel corso dell'anno ci si incontrerà nuovamente, parleremo di tante altre cose, sarò completamente disponibile anche per altri incontri, e niente, in bocca al lupo e grazie per questa opportunità che date al nostro canale. Ecco. Grazie a tutti per essere presenti, e io sono oltremodo orgoglioso di essere tornato a Sant'Arcangelo dopo un anno di, lo chiamo esilio, è andata comunque bene, però mi hanno richiamato e chiaramente non si poteva dire di no. Riguardo al punto di oggi, questa collaborazione, questa affiliazione con il Milan, direi che sia una cosa importantissima, un po' perché per me ci sono cose, perché ha detto anche Fabio e lo stesso Antonio, che condivido, ma che Sant'Arcangelo abbiamo sempre più o meno cercato di praticare, quindi andiamo nella stessa direzione. La cosa che mi inorgoglisce più di tutto è che la nostra società si è resa subito aperta a questo tipo di lavoro e di collaborazione, e questo direi che sia importantissimo, proprio perché al centro di tutto ha sempre messo il bambino, e il fatto che sia tornato anche in questo senso qui, mi abbiano richiamato, hanno sposato anche quelle che sono le mie idee, che sono andate sempre in quel senso, e quindi questa collaborazione è importantissima, molto per noi allenatori, i tecnici, perché chiaramente avere Fabio, che non farà solo 6 interventi, ve lo assicuro, ne farà di più, questo Antonio non so se lo deve sapere o meno. E questo ci fa solo piacere, perché è un motivo di crescita, e penso che la crescita degli allenatori sia importantissima per i bambini, quindi in quest'ottica qui è importante. E il fatto che il Milan sia venuto a Sant'Arcangelo in questo momento qui, dove onestamente
dopo un anno di attività fatta benissimo con tutti i crismi, magari ci potevano essere realtà che potevano offrire qualcosa di più a una società come il Milan. E invece le parole di Antonio, credo che è di Fabio, la testimonianza per questo, hanno sposato il progetto che c'è qui, quindi questa società, di queste persone che hanno voglia di fare bene, hanno, sono lungimiranti, e questo penso che sia un dato di fatto. E quindi per il Milan venire a sapere in questo momento qui è proprio una scelta ben precisa, ecco, e questo deve rendere un pochettino a tutti l'idea di quello che si dovrà fare e l'intenzione che ha questa società, sia soprattutto a livello giovanile, ma anche come prima squadra, perché non bisogna tralasciare neanche quello, perché poi la crescita deve essere di tutti, perché poi vogliamo portare e dare modo ai nostri ragazzi di arrivare almeno minimo alla nostra prima squadra, in qualsiasi categoria essa sia. Poi i più bravi è giusto che vadano, magari speriamo a Milan in questo caso qui, visto che sicuramente, ecco, però il minimo per noi, il nostro obiettivo è quello, e come diceva Antonio, chiaramente di creare, no? Se non altro si diceva dei buoni tifosi, e quindi questo è il nostro obiettivo. Quindi io personalmente sono orgogliosissimo e contentissimo, ci sarà da lavorare perché è una cosa comunque impegnativa, questo lo dico già agli allenatori presenti, perché si prendono degli impegni, quindi vanno perseguiti, insomma, quindi con tanto entusiasmo e con tanta voglia. Quindi il rapporto che con Fabio è ottimo, quindi non credo che avremo mai problemi in questo senso qui. È stato da noi ad allenare, quindi abbiamo condiviso anche il campo, visto come lavorava, e poi sicuramente non sarà quel Fabio lì, sarà cresciuto ulteriormente. A me già andava bene, figurati Antonio. Quindi per noi è sicuramente, per me, ma per tutti, penso di parlare a nome di tutto lo staff tecnico, un motivo di orgoglio, e siamo contentissimi, insomma. Quindi ringrazio la società per questa opportunità e per questa scelta, che non si tratta solo di marchio e di logo, va ben oltre questo, ecco, questo e poi negli anni saremo qui a dimostrarlo, insomma. Tutto qui, grazie. Volevo fare almeno tre considerazioni brevi. La prima è che noi abbiamo imboccato una strada quest'anno, cioè già dall'anno scorso, più tortuosa, più complicata, che è più difficile da capire, perché come mi ha sempre insegnato Glauco, è più facile ottenere risultati schierando sempre gli 11 milioni in campo, non curandosi degli altri e andando sempre dritti appunto al 3-0, 5-0, 6-0, 8-0. Questo non è il nostro modo di fare, e sono altro modo orgoglioso che ci insegna il Milan che sia la strada giusta, e questo ci dà una forza e una carica penso 10 volte superiore nel perseguire l'obiettivo così come l'abbiamo pensato. E la seconda considerazione è che si alza l'asticella per tutti, cioè a questo punto già eravamo impegnati e davamo il 100% su questo progetto. Adesso ognuno di noi deve pensare che ha una responsabilità in più, e quindi quel 100% non è più sufficiente, lo dico a tutti, bisogna che ci diamo ancora più da fare tutti per creare e per far alzare il livello di questa società a tutte le aree, diciamo così. E già l'abbiamo visto, perché appunto, come ha ricordato il Presidente, siamo già intervenuti sui campi, e sullo stadio, e su tutte le attività che stiamo svolgendo. E penso la terza considerazione è un po' il discorso del sogno. Il sogno, perché comunque ai ragazzi bisogna dare anche dei sogni, che devono essere appunto ovviamente dei sogni orientati, quindi non dargli delle illusioni, perché queste sono negative, però il sogno è bello, cioè sinceramente quando andranno a San Siro penso che gli tremeranno un po' le gambe, ma in positivo, in bello. Adesso io sono anche milanista, quindi è a prescindere, però quando entri in quello stadio forse in una partita capisci in quel momento cosa vuol dire eventualmente giocare nel Milan, ma anche solo fare una partita anche in una squadra giovanile del Milan cosa può voler dire indossare quella maglia. Quindi abbiamo questo sogno in più, e niente, siamo orgogliosi di questo, e niente, the future is young credo che sia il nostro motto perfetto per oggi.
Quindi probabilmente proprio il mondo giovanile, lo sport è un momento importante, no? Per i ragazzi, per i bambini della nostra città. Quindi quanto è importante anche questo tipo di progetto? Adesso me la cavo, perché siamo distanti. Allora, sicuramente questo è un momento per noi molto molto importante, un momento significativo per la città di Sant'Arcangelo. Qui vedo tante facce conosciute, amiche, e che hanno vissuto insomma un momento comunque difficile lo scorso anno, lo diceva Angela prima. È secondo me un momento veramente molto importante per la città di Sant'Arcangelo, non per noi, ma proprio per tutta la città. E il primo applauso che voglio fare sicuramente a Nelson Nicolini e a tutta la squadra, perché secondo me insomma questo è un momento veramente in cui si può raccogliere, no? Un po' di soddisfazione, visto comunque l'anno complicato. Siamo ad un punto di svolta, che forse non si pensava, no? che dessimo in questo percorso. Si è parlato per un anno, no? Di prima squadra, tu vado avanti, sempre con la prima squadra. No, cioè, giovani, bambini, cioè, noi vogliamo fare questa roba qua, prima di tutto. Era quello che ci davamo. Ed era il progetto su cui rifondare, no? Le basi per riuscire anche poi ad arrivare alla costruzione di un progetto serio, credibile, legato alla prima squadra. Ma senza questa attenzione, senza una cura al particolare, che lo dicevano benissimo loro due prima, cioè non solo la mission e il risultato finale di quello che poi vedi alla fine, no? dell'allenamento, ma quello che sta attorno all'allenamento. E sinceramente, passatemi un attimo un secondo di riflessione, cioè oggi stiamo vivendo un momento in cui ci sono ragazzi e ragazze che non frequentano le scuole da tantissimo tempo, che non possono vivere un momento di socialità, e lo sport, credetemi, sarà l'arma del nostro futuro, cioè dei prossimi mesi. E poter raccontare oggi, in questo momento preciso, cioè in questo anno preciso, dove tutto quello che è passato sembra essere talmente lontano rispetto ai problemi che abbiamo in questo momento del vivere insieme, no? Nella socialità dei bambini e delle bambine, che appare una cosa, cioè appare un sorriso questo momento, cioè appare veramente la possibilità di vedere un futuro che parte dal fatto che si possa stare insieme, si possa giocare insieme, si possa avere un momento di struttura anche proprio fisica e psicologica per la propria quotidianità. Ecco, questo è il punto da cui parte questo progetto qui. Partire da queste basi qui significa poter costruire una relazione nuova, una relazione che guarda comunque a quella che è una parte fondamentale di questo centro sportivo. Sono stati fatti degli investimenti, anche questi, impensabili in questo anno, no? Cioè, se pensate che insomma sono veramente 12 mesi di cui 4 i cantieri erano fermi, forse veramente siamo in un momento insomma particolare. Quindi da questo punto di vista penso che questo progetto ci possa dare anche l'opportunità di ricondurre il lavoro del calcio alla sua natura, a quella che è il fondamento, no? delle scuole calcio, delle scuole anche professionistiche del calcio, che hanno un'attenzione verso un percorso un po' più globale rispetto al gioco e alla costruzione poi di quello che sarà il progetto della prima squadra. Nessuno ha mai detto che non ci sarà la prima squadra, nessuno, cioè, non ha mai detto nessuno questa cosa. Però la facciamo con i tempi, con le gambe, con la consapevolezza che c'è in questa città, che c'è in queste persone, che c'è nella possibilità di far giocare i ragazzi della nostra zona, di riuscire a costruirgli un futuro. Quindi quando parliamo del calcio a Sant'Arcangelo oggi parliamo di questa roba qui, e quindi per me, che sono sindaca, che ho comunque rispetto
a voi anche, insomma, passato in questi anni e a confrontarci, no, rispetto a questo luogo e a quello che è successo qua. Credo che sia un bel momento e un ringraziamento particolare alla Milan Academy, a tutti voi che siete qui oggi, a tutti i collaboratori, a quelli che sono qui dentro, a quelli che sono fuori, a quelli che non ci sono anche, perché c'è tanto lavoro e tante persone che stanno costruendo questo momento, quindi grazie davvero. Allora, lascia un po' di suspense. Io penso che sia il caso che venga Mario Zavatta a parlare della prima squadra. È Mario? Se devo. Io l'unica cosa che posso dire, che voglio dire, che ognuno di noi, soci, allenatori, istruttori, ragazzi della prima squadra che sono qua, dovranno, ognuno di loro, sentire l'orgoglio di rappresentare Sant'Arcangelo nella ripartenza di una nuova storia che ci porterà molto in alto. Buonasera a tutti. Allora, grazie innanzitutto per essere qua. Ovviamente oggi è il motivo, è la super affiliazione, quando anch'io milanista, quindi doppio orgoglio. Sono cerchiato, tutti milanisti. Abbiamo cerchiato il presidente, esattamente. E ovviamente è una battuta, perché l'importanza dell'affiliazione ovviamente è tutta rivolta al progetto Giovani, al progetto FC Young Sant'Arcangelo, e quindi l'orgoglio è proprio quello, le motivazioni sono triplicate ovviamente, e la prima squadra chiaramente la consideriamo il punto d'arrivo appunto dei nostri giovani. E il progetto è completamente nuovo, iscrizione diciamo con nuova matricola terza categoria, previsto da, diciamo, dai comitati regionali, e chiaramente con l'ambizione di correre in tutti i sensi più velocemente possibile. E per noi era molto importante dare comunque un punto di riferimento appunto a tutto il settore giovanile, e con molto orgoglio e grazie al lavoro del nostro direttore sportivo Luca Scattolari siamo riusciti a mettere in piedi comunque una rosa molto molto giovane, età media 20-21 anni, quindi questo non è stato facile, ma è una buona base di partenza, e abbiamo già tanti giovani 17 anni, quindi del 2003 in rosa per la prima squadra, quindi diamo già un punto di riferimento a chi lavora diciamo sotto di noi, ma ovviamente insieme a noi, e quindi questo progetto parte già a 1000 all'ora, avendo già tutto il settore giovanile sotto e avendo una squadra di riferimento che è la prima squadra. Quindi diciamo, noi speriamo appunto insieme a queste affiliazioni, insieme a tutto il settore giovanile, di fare delle belle cose per la città, che merita assoluto rispetto e merita di avere un riferimento ben chiaro appunto per tutti noi, e quindi ce la metteremo tutta per far sì che le cose vadano al meglio, perché appunto i nostri giovani abbiano un riferimento ben chiaro dove divertirsi, come diciamo, e fare sport, e farlo con disciplina, farlo con degli obiettivi che da subito metteremo in campo in tutti i sensi, sia dentro che fuori. Quindi per noi sarà fondamentale il lavoro di tutti, come stavamo dicendo prima, e dovremo lavorare con la coesione di tutti quanti, e con l'aiuto di tutti quanti, con l'impegno e la professionalità. Quindi grazie a tutti.